Bentrovati in questa nuova video intervista con uno degli artisti del momento. Lui si chiama Dile ed è un piacere ritrovarlo qui sulle nostre colonne, sui nostri social. Ciao Dile, bentrovato. Ciao, grazie, grazie a te, grazie a voi. Un piacere mio, ovviamente. Prima domanda, che è quella forse un po' più scontata, ma ci sta. Come stai? Guarda, bene, sto, anzi, di bene, guarda, io sono mega paranoico, quindi no, bene no. Però diciamo che sto sulla strada per, diciamo che fare uscire musica nuova mi rende sempre più sereno, anche se poi mi mette tipo un miliardo di paranoie in più, però comunque sia, diciamo che è la strada giusta, o almeno quella che credo, per la serenità, che non è già male. Te come stai? Ma io molto molto bene, tra l'altro sono anche molto contento di ritrovarti perché noi in altri contesti, anche diversi da All Music Italia, avevamo avuto già modo di parlare e di approfondire un po' la tua musica, quindi è davvero un piacere poter ritornare qui con te per parlare di questo nuovo singolo e quindi entriamo a bomba all'interno della nostra chiacchierata di oggi. Questo A nuovo singolo che schiaffo. tu, esatto, a schiaffo, questo nuovo singolo che hai pubblicato qualche giorno fa rispetto a quando stiamo parlando oggi, che è Quando Vedo Te, un nuovo singolo che è una ballad. E che tra l'altro ci sta anche bene climaticamente parlando con le giornate che stiamo vivendo oggi, almeno insomma qua a Milano non si sta benissimo dal punto di vista climatico, quindi una canzone come questa è perfettamente in tema. Come ti è venuto in mente di scriverla? Perché poi è una storia d'amore che, da quel che mi sembra di capire, non è finita benissimo. No, io non credo di essere in grado di scrivere storie d'amore che finiscono bene. Forse un mio limite o semplicemente non sopportato, non lo so. Cioè, allora, o sono sfortunato io, comunque sia, riesco a parlare molto bene della tematica quando mi ritrovo coinvolto. Il pezzo è nato praticamente mentre tornavo a casa. Cioè, mi ricordo che ero Brillo, si può di Brillo, immagino di sì, e Sì, certo. stavo camminando. Ok, allora ero ubriaco, lo mettiamo così. Ero leggermente ubriaco. E mentre tornavo a casa ho iniziato, non so se mai ti capita quando ti fai il tuo trip in testa e inizi a pensare delle cose con dialoghi annessi, immagini, cioè veramente mi sono costruito un film, per fortuna era notte tarda e non c'era nessuno in giro, sembravo pazzo. E mi soffermavo tanto su un pensiero che era quello che mi faceva rosicare tantissimo, che era quello di come una persona può distruggerti un qualcosa, un ricordo, una cosa tutta tua. Una cosa intima, che nel mio caso è il mare. Io sono di Francavilla al mare, ho il mare a 300 metri e il mare ha rappresentato per me nella vita il mio psicologo. Cioè io passavo qualsiasi cosa, problemi, litigate a casa, litigate con l'ex, scelte lavorative, io mi prendevo la mia sigaretta, me ne andavo al mare, fissavo il mare, cercavo risposte e ci credevo, cioè ero proprio convinto che quelle risposte le stessi ottenendo. E vedere come una persona può distruggerti la funzione del mare, o comunque sia, si possa legare a lei quel ricordo, quell'immagine, mi fece rosicare tantissimo. Infatti, la frase del RIT, quella più forte, che almeno io sento come più forte, mi prende male quando vedo te, quando vedo il mare. Cioè, ci vado proprio a rosicare. Ma Sì, infatti perché il mare ti non volevo me lo chiedere devi proprio questo, toccare. ti volevo chiedere proprio questo, perché effettivamente è un'immagine anche abbastanza, diciamo, strana da non soltanto da leggere, ma anche da sentire. Quindi era proprio questo quello che ti volevo chiedere, e adesso, insomma, lo stai spiegando bene. Sì, io penso, guarda, io sono molto legato a queste cose, cioè alle cose proprie. Intendo dire che ognuno di noi ha le proprie cose, che posso dire, che può essere anche una canzone. Cioè, io ci sono delle canzoni al quale sono molto legato, che col tempo ho iniziato ad avere paura di condividere, anche di mettere in macchina mentre sto con una persona, per paura mi si possa incollare a lei e quindi distruggermi tutto quanto quello che ha creato prima quella Ma canzone. Questo perché intendo. parli di canzoni tue o anche canzoni in generale degli No, no, altri? no, ti parlo di canzoni degli altri, in questo caso canzoni degli altri. E se Cioè, invece quelle dovessi cose che scegliere una canzone servono. tua da non mettere? Beh, ti potrei dire che questa attualmente è quando vedo te, è nella top 3. Poi ti aggiungerei anche Rewind. Poi Rewind ho fatto una cosa matta, io ero più piccolo e forse più ingenuo. Nel videoclip ho messo delle immagini reali. E ci sono dei piccoli clip di me e della mia ex. È stato veramente molto molto difficile fare una cosa del genere perché quel video innanzitutto non l'ho mai più visto, cioè caricato online e non l'ho mai più guardato, anche quando magari capitava che qualcuno lo stesse guardando, io giravo l'angolo.
Però automaticamente, anche facendo così, ho incollato completamente una canzone mia, in questo caso, a una persona che, per quanto è vero, l'ho scritta per lei, poi col tempo le cose le superi, quindi ti rimane una bella canzone che ti piace, a cui sei legato. Io invece attualmente sul palco la canto sempre, per dirti, come ultima, ci chiudo sempre il concerto, e di colpo, dopo un'ora che sto sul palco, mi emoziono a bomba, come se fossi appena salito, cioè mi riparte l'ansia quella da palco all'ultima canzone, che è una cosa ridicola, Beh, però. Sì, perché ci capita, perché capito? ci hai messo, esatto, più che altro perché ci hai messo tutte le tue emozioni e tutte le tue sensazioni, e soprattutto ci hai messo la realtà della tua vita. E credo che sia anche questo un po' il lavoro che bisogna fare, soprattutto in un periodo come questo nella musica. E tu lo fai, permettimi, molto molto bene. Io ti ringrazio. In Rewind, insomma, l'hai dimostrato e lo stai dicendo pure tu quanto sia personale, però credo che anche questa, quando vedo te, al di là della singola frase che abbiamo analizzato, quando vedo te è anche molto, molto personale, entra molto dentro quella che può essere la tua vita e le tue giornate. Sì, ti ho detto, è un viaggio, io me la sono immaginata direttamente come una camminata, che per me è diventato un viaggio, per me è diventata una serie di immagini e di ripensamenti e di le solite dialoghi che facciamo con noi stessi, che nessun terapista dovrebbe mai sentire perché sono da psicopatici e ci riteniamo per noi. E quindi ci ho messo un po' di tutto, tra l'altro c'è una frase che leggo l'oroscopo sul giornale e che avevo letto la mattina stessa. Cioè, mi era capitato di vedere questo giornale, leggevo l'oroscopo, guardate il mio segno, non ci credo. Sono uno di quelli che non ci crede, ma se ce l'ha davanti va a legge. E per poi dire sì, tanto, capito? Poi si lamenta, sono un cliché sotto questo punto di vista. E diceva che a brevissimo avrei superato qualsiasi difficoltà, e per quella frazione di secondo ci ho creduto. Poi la sera che mi è arrivata la trambata di tutto quanto insieme, è arrivato tutto lo zaino di ansie e repressioni addosso. Mi sono cazzato, cioè infatti ho detto la frase, leggo l'oroscopo sopra il giornale, io che ci sto sotto come un cane però, cioè non è passata sta cosa, dice una cazzata questo, chi è sto? Cioè me la sono Come presa a caso. nel 95% dei casi gli oroscopi non ci azzeccano mai. Esatto, io rientrando nel cliché, esattamente mi divido in tre fasi, se ce l'ho davanti lo guardo, non ci credo, ma dentro di me quella percentuale piccolissima dice, ma magari c'ha ragione. E per, diciamo fino alla sera ha avuto ragione, poi mi è arrivato tutto insieme. Quindi sì, è sicuramente molto intima e io anche attraverso l'arrangiamento che ho lavorato con Jacopo Sinigaglia, che per me, oltre che essere diventato un amico e un dio, ho provato a trasmettere quell'emozione perché io non lo vedo come pezzo triste, o meglio, sicuramente c'è tanta tristezza, ma lo vedo come pezzo arrabbiato. Infatti anche la chitarra che scandisce in quarti, le 19 chitarre che esplodono sul ritornello contemporaneamente, la batteria vera che cioè, veramente è stato pensato per trasmettere un'angoscia che possa cioè, che non che possa veicolarsi, che faccia in qualche modo interpretare una rabbia, perché a me il mare, come ti dicevo prima, non me lo devi toccare, e io ero veramente molto arrabbiato di questa cosa. Perché poi io tornando a casa, tornavo sul lungomare, quindi io lo sguardo verso il mare, l'ansia, non so se ti capita mai di vedere una cosa che ti si fa, quel sospiretto che sembra tipo che salta un battito. Guarda, guarda, parli con Vabbè, una persona, parli con un palermitano che vive a Milano, quindi ogni volta che torno a Palermo è esattamente la stessa sensazione che provi tu. ecco, quindi puoi capire esattamente come mi sono sentito io quando mi sono sentito privato del mio mare. Ti posso dire che anch'io quando vivevo a Milano, anche se ora faccio più su e giù, mi mancava talmente tanto il mare, sembra una cavolata, ma l'ho trovato nel Duomo. Ed è da pazzi, perché per me il mare è stato sempre un punto di riferimento anche geografico. Cioè io so che il mare sta lì, in questo caso. Io qui so sempre dove è il mare. A Milano mi ero perso il mare, quindi io, quando andavo in giro non sapevo mai dove fosse il mare, mi prendevo malissimo, di nuovo, poi le scrivo così. Finché ho usato il Duomo in maniera molto ingenua come punto di riferimento, quindi quello era diventato il mio mare. Io da lì ho iniziato a capire come funziona Milano geograficamente e anche a sentirmi a casa, perché dicevo vicino al Duomo, ok, sto bene. Lontano dal Duomo, inizio ad avere più Inizia ansia. a perderti un pochettino. Esatto, quindi se ti può essere utile come consiglio da palermitano che ti serve un punto di riferimento, non è di certo l'idroscalo, quello che si No, usa in tanti a Milano. anche se In lì tanti. c'è l'acqua, non chiamiamolo mare, c'è l'acqua, però non è Esatto, esattamente la molte volte stessa mi è cosa. stato detto, vabbè scusa, va lì dello scalo, io, cazzo vuol dire, la fontana è uguale, no,
La fontana dove c'è il castello è la stessa cosa praticamente, quindi. Esatto. Poi chi non è nato al mare ovviamente non può capire il legame Sì, e lo adesso so infatti noi ci stiamo perfettamente. scherzando su questa cosa, però lo stato d'animo che provano le persone delle coste e le persone di mare è uno stato d'animo molto particolare. E tu credo che in questa canzone lo esprimi anche bene e lo fai anche vedere, perché poi non c'è soltanto la parte musicale che stiamo ascoltando in questi giorni, c'è anche la parte in video. Hai pubblicato il video su YouTube e nel video questo elemento marittimo è molto presente. Poi ci sono anche questi due ragazzi che sono veramente bravi, devo dire la verità. Io Hai visto? non li conoscevo, non li conosco, non so se siano attori professionisti, se facciano già altri lavori di questo genere, ma sono veramente bravi. Guarda, lui ha fatto un film, lui c'ha un film alle spalle con Kim Rossi Stewart, quindi comunque sia, mi piaceva, ci conosciamo, mi piace il suo modo di essere credibile, quella cosa mi fa impazzire. Lei aveva inizialmente anche un po' di paura perché la conoscevo molto poco, ma poi sul set si è rivelata fortissima. Cioè, io non sono in grado, ecco perché quindi dovessi recitare, io sembro Pinocchio, di legno proprio. Quindi non impossibile poter fare di meglio. Infatti, io mi limito a fare le mie parti. Non so se non si vede molto bene dalle immagini, ma c'era tipo una tromba d'aria in atto. Cioè, certo, si vede bene perché c'è un vento incredibile, ho cioè i capelli completamente sparati. Però Ma la io, tromba essendo. d'aria non si vede. No, ma giuro, era qualcosa di incredibile. Pensa che mi si è graffiata tipo la retina in tutto Ah. questo. Perché la pioggia, tempesta di vento, sabbia, sale. Ma Ma col eravate più. nel lungomare di casa tua? No, eravamo nel lungomare dalla parte opposta. Ho tradito casa mia siamo andati a Torre Sabaudia, Torre Ok. Paola Sabaudia, perché mi piaceva quella torre. Però era inaccessibile con quel tempo. Cioè, si cadeva con quel vento. Era qualcosa veramente da protezione civile. Infatti. Fino all'ultimo abbiamo detto non giriamo. Io ho detto, raga, il tempo invece è perfetto. Cioè, io sto incazzato, il pezzo io lo vivo così. C'è cioè, il mare che ci ha preso completamente piede. Infatti, c'erano delle onde bastarde, di cui un'onda mi ha anche preso in pieno. Ah, Ovviamente, beh, ed è così sto che ti aspettando. sei scassata No, la quello retina. no, quello al massimo ha pulito. Quello al massimo ha pulito tutto. No, sto aspettando che il regista Andrea, Superview, mi mandi la clip. Perché immagino me tutto convinto, tutto preso bene su sto molo a cantare, un'onda tipo paperissima proprio. Boom. Cioè, E io avevo solo quei vestiti, o meglio, avevo quei vestiti per il playback, quindi di conseguenza mi ha distrutto il video. Siamo andati in un primo bar qualunque col phon a asciugare le cose, cioè è stata una situazione incredibile. E io non riuscivo a smettere di ridere, perché non può essere che ti piande un'onda. Cioè, dai. Però sai, sarebbe stato anche divertente nel contesto di questo video e della canzone vedere te che a un certo punto ti metti a ridere quando dici delle cose che sono anche abbastanza No, tristi. no, ma appena è successo non ho riso. Appena è successo è stata qualche imprecazione ai piani alti, ma di base l'ho presa proprio male perché avevo capito che mi si era rovinato il video. Io ho detto non ci abbiamo tanto tempo. Quindi ho detto, poi tornando verso il molo, cioè quindi rientrando verso le macchine, ho detto io non ci credo, mi hai preso sta risarella da scolastica, quella brutta. No, ma il tempo veramente è stato un disastro. Infatti eravamo fino all'ultimo convinti di non girare il video. Poi io, il pazzo di turno, ho detto: no, raga, sfruttiamolo invece. È stata un'esperienza. Quindi, sì, il video è stato toccante anche nel farlo, è stato impegnativo. Però Quindi, sì. impegnativo che sta producendo i suoi risultati, anche perché devo dire, in pochissimi giorni ci sono bei numeri e quindi questo è anche è una cosa positiva perché vuol dire che le persone ti seguono sempre, sempre di più rispetto a quando hai iniziato qualche anno fa e credo che anche per te questa sia una soddisfazione perché vuol dire che a poco, insomma, stai continuando a crescere tanto. Sì, non te la so spiegare perché non so gestire questo tipo di emozioni e tantomeno i complimenti, non so, molto bravo. Però sì, cioè, i numeri comunque anche del brano stanno crescendo. Ogni tanto devo guardare i numeri, io sono uno di quelli che non li vuole guardare, non li vuole sapere perché ragiono con l'idea di butto il pezzo online, eccetera. Però poi parte la parte quella che dice, oddio, ma chi mi segue gli sta piacevole questo fa? Quindi l'unico modo che purtroppo è per verificare o ti metti su Instagram a leggere tutti i messaggi. Non l'ho fatto con tutti, ma quasi, comunque, perché è una cosa a cui tengo tantissimo il feedback. Oppure guardi i numeri oggi stanno confermando fortunatamente che il pezzo sta entrando dentro le persone. E questo è molto bello. Cioè,
vedere come alcuni messaggi anche mi ringraziano per averli aiutati o anche per averli atterrati. Non ho preso molti, non ho chiuso occhio per colpa tua. Però la mattina dopo mi rimandano lo stesso messaggio dicendo: guarda, nonostante stanotte non ho dormito per colpa tua, comunque grazie perché mi ha fatto bene, quindi mi sento un po' meno in colpa. Sì, è bellissimo, veramente non posso nasconderlo, è sicuramente un inizio fantastico, quindi speriamo possa continuare a entrare nella vita delle persone, questo sì. Boh. Sì, questo sicuramente, anche perché considera che questo è il nuovo singolo, ma credo che poi in futuro arriverà un progetto anche più composito, perché tu hai fatto un album nel 2020, proprio, se non sbaglio, eravamo in piena pandemia, una roba del genere, perché poi noi ci siamo sentiti Novembre proprio in quel 2020 periodo, novembre del ci 2020. avevano richiuso. Esatto, hai portato fortuna. Perché il mio album doveva uscire tipo verso aprile 2020, e ovviamente, come ben sai, la pandemia ha distrutto qualsiasi tour avevo in programma, qualsiasi cosa, qualsiasi brano. Ho fatto uscire un singolo che praticamente non c'avevo neanche il master, quindi immagina come abbia fatto un master a distanza pur di non buttarmi dal balcone, perché veramente quel periodo è stato giustissimo. E automaticamente doveva uscire l'album, cioè non ce la facevo più di tenere sta cosa dentro. Alcuni pezzi li ho buttati, li ho riscritti. Cioè, il brutto di quando tieni dei pezzi troppo a lungo è che lì diventi tu il giudice, e tu non devi essere il giudice perché tu l'hai fatto, quindi tu devi farlo, buttarlo via, nasconderlo e non guardarlo più. Quando te le tieni troppo tempo in mano, inizi a vedere le cose che non vanno, inizi a perdere anche di emozione su alcune cose o avere emozioni diverse, o comunque sia crescere insieme al tuo brano. E quindi ho rimesso mano all'album diverse volte. Alla fine sì, siamo usciti a novembre con l'album in piena pandemia, un album che purtroppo ho potuto suonare live praticamente solo quest'estate, quindi anche quello è stato brutto. Però, per ricollegarmi alla tua domanda, perché io, come non so se hai notato, essendo molto sintetico, nelle risposte mi perdo. Per ricollegarmi alla tua affermazione, sì, questi qua sono dei singoli che stanno uscendo che anticiperanno l'uscita del mio secondo album. Non voglio dire tempistiche perché dopo la prima esperienza non mi lancio più, ma nemmeno le penso. Cioè, se le dicono anche in riunione, io faccio finta di non sentirle perché so che in qualche modo se le metto dentro poi succede qualcosa, quindi mi sto zitto. E ci saranno sicuramente altri singoli, perché voglio creare un percorso che porti fino all'album, almeno questo è quello che ho nella testa, quindi voglio far vedere una parte di me prima di dare il pacchetto completo. E anche se non posso dirlo, ogni volta la rischio sta cosa, ci saranno delle collaborazioni, quindi, che per me è molto importante, essendo un maniaco del controllo, mego riferito, incredibile, Quindi devo decidere tutto io. metterai la tua musica al servizio anche di altri. Sì, lo dico ancora, no, non convinto perché sono ovviamente molto convinto, anche perché alcune cose le stiamo già portando avanti adesso, però io mi conosco e so quanto devo avere il controllo di tutto, e ovviamente quando lavori con altri è una cosa che anche per educazione non la devi fare, cioè devi comunque sia lasciare spazio, quindi sono un po' più spaventato del mio modo di essere, però Non i ti buoni faccio, no, propositi no, per il non ti secondo faccio in... album. Esatto, quelli ci sono tutti. Non ti voglio chiedere nomi perché già ti sei sbottonato No, abbastanza no, nel dirci i featuring che ci saranno. assolutamente. Non vogliamo sapere i nomi. Semplicemente No, ma tanto però... poi se li dico succede qualcosa, tipo mi chiamano, poi mi sono trasferito in Norvegia e io, è un classico, dovrò aver Però... registrato domani. Esatto, però ti posso fare una domanda a trabocchetto, perché questo è un periodo in cui ci sono tantissime collaborazioni, soprattutto tra cantautori e rapper, tra rapper e rapper. Tu in questo caso sei un cantautore. Potresti dirci qual è la tua aspirazione di featuring? Così non ci dici qual è il nome, però in qualche modo possiamo capire verso che direzione ti stai ponendo. Guarda, non lo so, non so rispondere, ti dico la verità, perché a me, nonostante abbia voglia di controllare tutto, perché sono pazzo fondamentalmente, mi piace anche tanto sperimentare. Quindi, per quanto riguarda le collaborazioni attuali, non dico una parola e lascio la palla dietro. Per quanto riguarda quelle ipotetiche, diciamo che non mi vorrei precludere nessuna cosa. Cioè, ci sono tanti tipi di collaborazioni che vorrei fare, collaborazioni in cui tipo due voci si uniscono bene, quindi come una voce
affiancata, che affiancata alla mia possa dare qualcosa. Una collaborazione che mi piacerebbe fare con qualche contatore più grande di me per imparare, mettermi io in silenzio all'angolino ad aspettare che quello fa tutto e io stare là a cercare di imparare più cose possibili. O anche in generi che non sono i miei, quelli sono già più difficili per il mio tipo di musica. Però mi piacerebbe mettermi in gioco, quindi non mi precludo nessuna strada. Poi è normale che se mi parli di cose troppo esagerate o troppo lontane, tipo la nuova trap, per nuova intendo quella dei più giovani. Io ho imparato negli anni a rispettare qualsiasi genere e qualsiasi musica, perché ognuno usa il proprio linguaggio, il proprio modo per esprimersi, il che non va giudicato, ma va semplicemente ascoltato, secondo me. Però è normale che se dovessi pensare la mia voce o il mio modo di scrivere o la mia musica affiancata a quella, sono sicuro che stonerebbe tanto, anche per un discorso di età. Quindi magari lo spoilero che Giusto. non me ne vado in quella direzione, diciamo così. guarda, però ti faccio solo un esempio per dire quanto effettivamente anche in questo senso i mondi stanno iniziando a collidere. Tiziano Ferro e Da Supreme, che hanno fatto una collaborazione proprio di recente nell'ultimo album di Da Supreme, e Tiziano Ferro si è messo al servizio di Da Supreme, cosa che io non mi sarei mai Però aspettato. Da Supreme ha qualcosa, Da Supreme è un genio, cioè Eh lui sì. ha una cosa che preclude tranquilla. Io non capisco ancora che genere faccia, e questa cosa è fantastica, perché quando l'ascolto io ci vedo del pop esagerato, cioè, ma anche dei passaggi melodici vecchi, ci vedo cioè vecchi nel senso che ci hanno creato, quindi bellissimi per me, con delle sonorità completamente sperimentali, per me è veramente un genio, quindi. Lì non la vedo neanche come una sperimentazione matta, lì la vedo come un wow, due mostri che si incontrano, chissà che ci esce. Cioè, ne E uscirà tra l'altro qualcosa di bellissimo. di due generazioni diverse, quindi è un po' quello che vuoi fare anche tu, chiaramente rimanendo legato al tuo mondo, quindi quello Ma c'ho cantautorale. mega paura di fare quella cosa. Io la dico, ma in realtà c'ho mega paura. Ci sono dei cantautori che quando ascolto dei pezzi mi viene voglia di spegnere tutto e dire vabbè, basta. Cioè, io ho finito. Se esisti tu, io contemporaneamente non riesco a sopportare il paragone che mi faccio nel cervello, per quanto Tipo, non va, facci un nome, due nomi. Bersani, Bersani, Bersani a me mi distrugge. Io non lo posso ascoltare più, l'ho ascoltato tanto, ma ogni volta che lo ascolto, se lo ascolto in prossimità di una canzone che ho appena scritto, io la prendo e la butto, cioè la butto, mi pia proprio male. Lui ha un modo di esprimersi che io spero di imparare tanto da lui. Cioè, spero di che sia di insegnamento, ma a volte mi pia male invece, non la riesco a prendere dal punto di vista. Anche lo stesso Brunori, che io ascolto da diverso tempo, prima ancora Che diciamo, diventasse il Brunori. esatto. Io vedo cioè, boh, io non capisco ancora come facciano, per me sono alieni, sono alieni veramente, scesi per insegnare come si fa una cosa. Prendete il tutorial, la musica non si può insegnare, proprio, è una cosa che ho capito il primo giorno. A parte per alcuni, cioè qualcuno può arrivare e insegnarti qualcosa. Cioè, diciamo che per il E loro sono 99% non questi. si può insegnare. Sì, per me, almeno per me sì. Poi la musica è molto soggettiva, quindi io li vivo così. Quindi con loro, tornando, avrei paura tantissimo a me. Cioè, è probabile che dovessi andare in studio a scrivere un pezzo con loro, io non direi una parola. Paura, sì, timidezza. Poi sono troppo fan, cioè sai quella cosa scusa, hai ragione tu, fai. Cioè, tipo, questa è una ci cosa mettiamo un figa. flauto completamente dissonante. Io Esatto. sì, metti il Sì, fai flauto, tutto quello che la vuoi. canzone in sol e la vuoi mettere in fa? Mettilo in fa il flauto, ma suona male, va benissimo, hai scelto tu. Per me va Io con bene qualsiasi loro, cosa. questo non diventa produttivo, quindi ecco perché ho molta paura di quella cosa. Però Però ti spero posso che. dire, guarda, parlando anche con altri tuoi colleghi, che proprio i nomi che mi hai fatto tu sono nomi di due persone che poi quando entrano in studio ti mettono totalmente a loro agio. Quindi se ti può rassicurare questa cosa anche in vista del tuo futuro, sappi che sono due persone molto serene e Guarda, molto tranquille. io la paura più grande che ho, dovessi mai ritrovarmi in studio con Salvo Bersani, ad esempio, è che io non riesco neanche a. Cioè, io voglio sapere qualcosa, cioè, capito? Mi ritroverei in una condizione in cui io vorrei soltanto ascoltare quello che dice. Cioè, tu immagina come ti può raccontare la vita a Bersani. Io passerei un mese sveglio a ascoltare quello che dice, così, in silenzio, e dopo non si lavora mai. Cioè, quella è la fregatura. Dovessi ritrovarmi in studio con lui, io passerei tutto il tempo a fargli domande. È questo? È questo? Quando hai scritto questo? Cioè, aspetta, sta frase, come l'ho interpretata io? Passerei un mesetto così, quindi
potrebbe essere anche controproduttivo perché ho preso proprio un pilastro. Poi io vengo Beh, dalla scuola magari di Dalla, quindi immagina infatti. Bersani quanto ha ereditato tutto, Ti stavo dicendo il proprio mio questo. amore, dico. Allora, torniamo però adesso a bomba su quando vedo, perché poi abbiamo iniziato a parlare di altro, è stato bellissimo. Comunque ci tengo a Io precisarlo. divago un po', scusami. No, figurati. Abbiamo detto, quando vedo te che è uscito venerdì, arriverà l'album, stiamo facendo un po', stiamo mettendo insieme i pezzi del puzzle. Poi c'è stato questo Certo. tour, lo dicevi prima tu, quest'estate, dove ho avuto la possibilità di suonare il tuo precedente album e suonare anche le canzoni nuove. A questo punto, l'unica cosa che resta da chiederti è proprio legata al live, perché adesso inizia la stagione invernale, quindi tutta la fase delle zone estive è finita. Succederà qualcosa da questo punto di vista in inverno, magari nell'inizio del 2023, oppure anche in questo caso aspetterai un po' la bella stagione? No, guarda, io ti dico che voglio far succedere qualcosa, i presupposti ci sono, ma non mi lancio sempre per la mia solita scaramanzia, quindi non dirò sì, sicuramente ci vedremo live tot perché cascherà il palco, quindi non... potrebbe succedere qualsiasi cosa, comunque sì, sto lavorando in quella direzione perché per me il live è la cosa più importante, cioè proprio senza ombra di dubbio. Le canzoni sono importanti sicuramente, però la canzone finisce dal momento in cui la scrivi, se poi non la canti... Probabilmente non la vivi. Io ci sono delle canzoni che ho scritto io che ho capito sul palco, cioè ho realmente capito che pensavo di averle scritte per un motivo e mi sono accorto di tutt'altro sul palco, perché sul palco è una bolla, si crea una sorta di bolla con quelli che vogliono entrare dentro la tua bolla e capirti e ascoltarti, e non c'è cosa più bella di vedere qualcuno che, sia che ti conosce che non ti conosce, che vuole ascoltarti, per poi magari anche dire che è schifo, ma per quei 3 minuti entra nel tuo mondo e crede a quello che dici. E questo penso che sia il bingo di chi fa quello che faccio io, cioè vedere gente che vuole credergli. Poi, indifferentemente dal feedback, magari dopo che ti hai creduto dice fa schifo, ok, ci sta. No, ma assolutamente, però che mi dai quell'attenzione, mi guardi in quel modo, che magari mi canti le mie canzoni, o magari una cosa che soffro tantissimo, la gente che piange live. Io mi preoccupo, io me la vivo male, non devo diventare un po' più bravo in questo, secondo me. Avevo Ma delle se continui ragazze a scrivere queste sotto canzoni, la vedo palco. complicata, eh. Guarda, però io il pianto non lo so, fondamentalmente lo riporto su di me come esperienza. È una cosa molto intima e molto bella, secondo me, la cosa più sincera che esiste, perché non puoi non piangere, cioè se ti viene la piangere, piangi e zitto. Però io l'ho sempre vissuto in maniera molto intima, cioè nella mia stanza, nella mia macchina, non mi sono tipo forse una volta mi hanno visto piangere tutta la mia vita le persone. E quindi l'ho sempre vissuta come una cosa molto triste, molto bella, ma molto protetta. E avevo sotto palco, ad esempio, uno degli ultimi live, un gruppetto di ragazze. Cazzo, piangevano tutte. Io ce l'avevo proprio sotto palco con gli avambracci poggiati sul palco. Quindi io non riuscivo a non vederle. Le vedevo, le sentivo, mi sono preso di un male. Cioè, è presente tipo quando ti preoccupi che vai a controllare in continuazione? Io sul palco cammino tantissimo, tipo come telefono. Io andavo sempre là, come per vedere se stavano ancora bene. Era una cosa stranissima. Infatti, mi sono sentito anche in colpa un po'. Ovviamente, un senso di colpa bello, però era una emozione strana che devo imparare a vivere sicuramente meglio. Io Però devo imparare a vivere tante cose. è una questione d'esperienze di anni che passeranno, quello vale per tutti in qualche modo. Posso dire, spero di non perderla, però vorrei gestirla, ma non la voglio perdere. Cioè, se vedo una persona piangere per un mio brano e mi risulta, non dico indifferente, ma comunque sia normale, perché ormai ho fatto esperienza, penso sia molto triste. Quindi spero, ecco perché non imparo mai niente, perché in realtà dentro di me non voglio andare avanti. Mi piace questa situazione per poi lamentarmi in queste occasioni, ma non la voglio mai perdere. È un po' la Questo purezza è. che rientra nell'anima di tutti i cantautori in generale, poi in particolar modo tu che adesso ce l'hai raccontato, sicuramente ce l'hai fatto anche vivere con questa chiacchierata, in attesa poi di vederti davvero dal vivo, che non ci hai detto Vedo l'ora. No, niente, in qualche modo non ci hai detto niente, sicuramente ci quindi saranno, dai, dobbiamo sicuramente ci aspettare. saranno cose. La butto molto sul vago, ci saranno cose sicuramente live.
dove non vedo l'ora di partecipare. Va bene. Dile, che dirti? Grazie mille, è stata una mezz'ora intensa, bellissima, è stato un piacere poterti Grazie a rivedere, te. risentirti e Peccato che non ho sono. parlato quasi per niente, mi dispiace quello che non ho detto, Ma dai, non ho avuto spazio. ci saranno sicuramente altre occasioni, non ti preoccupare. Anzi, scusami tu se ti sono saltato addosso con le Cioè, non mi ha parole. lasciato molto, vabbè, non fa niente, sarà per la prossima. Grazie ancora a Dile per essere Grazie stato qui a te, su All davvero. Music Italia a presentare il nuovo singolo bellissimo. Quando vedo te, andatela ad ascoltare se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Grazie ancora, Dile, alla prossima. Grazie a te, un abbraccio a tutti. Ciao.